Salve a tutti, con questo tutorial vedremo come poter partecipare ad una riunione organizzata dal nostro istituto all'interno della piattaforma Microsoft Teams. Una volta scaricato il programma e quindi installato, fate doppio clic sull'icona presente sul vostro desktop. Allora, avrete un'unica scheda attiva associata al codice che la scuola vi ha inviato. Quindi i docenti di scuola media Pepoli avranno attivo soltanto la scheda scuola media Pepoli. Quelli della primaria Volpicelli avranno attiva soltanto la scheda primaria Volpicelli. Tutti questi rappresentano i team che io ho creato e che quindi io visualizzo, ma voi ne visualizzerete soltanto uno. Clicchiamo su un team, primaria di Montopoli. Allora, come vedete, avete dei sottogruppi che in Teams si chiamano canali, contrassegnati dal nome classe prima A, prima B e così via. Importante saranno per i consigli di classe i canali che in questo caso sono nascosti, ma cliccando sulla freccia possiamo mostrare e sono i canali riunione sezione A e riunione sezione B. In questi canali avrete un messaggio per partecipare alla riunione del consiglio di classe. Faccio un esempio. Andiamo su Team. Io ho creato un Teams di nome prova, all'interno del quale due canali, consiglio sezione A, consiglio sezione B. Nel canale consiglio sezione A troverete un messaggio. Ad esempio, prova per consiglio di classe, lunedì 4 maggio 2020 alle ore 17:30. Clicca. Vi comparirà una scheda con maggiori dettagli, ad esempio dove verrà visualizzato il termine, della riunione. Per partecipare basta cliccare in alto a destra su Partecipa. Allora, io ho disattivato sia microfono che webcam per evitare interferenze, ma voi lasciateli attivi. Dopodiché cliccate su Partecipa ora. Ovviamente sono l'unico partecipante a questa riunione. Per vedere i partecipanti attivi basta cliccare su Mostra partecipanti. Sulla destra, contrassegnati con un pallino rosso, sono quelli attualmente attivi. Ci sono solo io. Sotto ci saranno tutti quelli che fanno parte di questo gruppo, di questo canale, ma che non partecipano alla conversazione. Dopodiché, una volta terminata la riunione, basta cliccare sul tasto Abbandona. Grazie e buon lavoro.